Principesse, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Nuovo video di spacchettamenti in diretta. È appena passato il corriere UPS che mi ha lasciato questo pacchettino qua che è ancora chiuso perché ho voluto aspettare proprio a fare il video per aprirlo insieme a voi, e anche se muoio dalla curiosità veramente. E si tratta di un pacchetto che contiene prodotti che non hanno nulla a che fare con il make up, ma tutt'altro. E si tratta di un pacchettino di Daniel Wellington. E prima di passare allo spacchettamento, siccome magari molti non conoscono questo brand, ho raccolto qualche informazione sul loro sito e volevo parlarvi un po' prima del brand. Un momento, parentesi, lo faccio non perché mi è stato inviato e quindi devo parlarvene per forza, lo faccio non perché sono pagata, lo faccio perché voglio essere un pochettino più precisa, un po' più chiara per chi magari non conoscesse ancora questo brand. Tutto qua, non è un modo per elogiare il brand, non è un modo per fare pubblicità, assolutamente, è solo un modo per essere un pochettino più precisa, perché lo sapete, mi piace essere precisa. Se vi parlo di un prodotto, ad esempio di quello che c'è qua dentro, voglio essere informata sulle cose, non dirvi una cosa per un'altra, ma poi magari è una cosa che non è vera, oppure dirvi le cose così a metà. Quindi sono andata sul loro sito, mi sono informata un attimo e adesso posso parlarvene un pochettino più dettagliatamente. Tutto qua, chiusa questa parentesi. Allora, qui dentro c'è un orologio, perché Daniel Wellington è un brand svedese, infatti il pacchetto è arrivato dalla Svezia, però non ci ha messo neanche tantissimo, è arrivato con UPS ed è arrivato in 3 giorni lavorativi, quindi se consideriamo che viene dalla Svezia veramente ci ha messo pochissimo tempo. E la cosa che mi piace è che UPS, ed è già la seconda volta che mi capita, vi tiene aggiornate su ogni aggiornamento dello status della spedizione, quindi ogni passo praticamente vi manda una mail, ed è una cosa che mi piace tantissimo, che dovrebbero fare un po' tutti i corrieri per i pacchi che soprattutto provengono da un paese esterno all'Italia. Comunque, piccola precisazione. Tornando a noi e a questi orologi, come vi dicevo, si tratta di un'azienda svedese che produce degli orologi che sono veramente famosissimi in tutto il mondo. Io non pensavo fossero così tanto famosi, sono degli orologi che, per quanto riguarda i miei gusti personali, sono particolari perché molto classici, eleganti, raffinati, e facciamo che magari vi metto qua sotto il link al loro sito, così potete andare a dare un'occhiata e capire che cosa intendo per orologio classico, anche se poi magari abbiamo delle concezioni diverse di questo aggettivo, no? Quindi andate a dare un'occhiata che magari forse si capisce meglio che cosa intendo per questo tipo di orologio. Sul sito si trovano tanti orologi sia per uomo che per donna, e si può scegliere sia tra un orologio un po' più classico, un po' più elegante, che ha il cinturino in cuoio, ma anche un orologio un pochettino più sportivo, un pochettino più informale, perché ci sono degli orologi che hanno un cinturino non in cuoio ma in tessuto, in particolare in nylon, e loro questi modelli li chiamano cinturino nato. A differenza dei cinturini, i quadranti sono tutti uguali, seguono tutti la stessa linea, molto molto sottile, hanno delle linee molto pulite ed essenziali, e tanto per farvi capire, nel quadrante non trovate i numeri. Tanto per farvi capire, ci sono alcuni modelli in argento, alcuni modelli in oro rosa, e alcuni modelli per donna hanno anche degli Swarovski al posto dei numeri. Ad esempio questo è il modello che ho scelto io, perché io sono un po' fissata con gli Swarovski, quindi mi piaceva tantissimo. I quadranti hanno diverse dimensioni a seconda dei vostri gusti, se vi piace un orologio grande, se vi piace un pochettino più piccolino, questo comunque varia in base ai vostri gusti. Una cosa che mi piace di questi orologi, che mi ha colpito subito, è che hanno i cinturini intercambiabili. Quindi in questo modo, secondo me, l'orologio è molto più versatile, perché se io scelgo un cinturino in cuoio lo rendo molto formale ed elegante, se scelgo un cinturino in tessuto invece l'orologio risulta più informale, più sportivo e a mio avviso più adatto all'estate, proprio perché hanno questi colori che mi ricordano l'estate: il blu, il bianco, il rosso, sono particolarmente estivi. Non ci sono spese di spedizione se si acquista un orologio, se invece si acquista un cinturino, perché magari l'orologio già ce l'abbiamo. Le spese di spedizione sono di 10 euro, però comunque il pacco vi arriva veramente in pochissimo tempo. So che le spedizioni sono un po' alte in effetti,
Però comunque se considerate il fatto che il pacco arriva dalla Svezia e ci mette soltanto 3 giorni, è veramente molto molto veloce. E in più vi lascio anche qua, scritto, ve lo metto anche nell'info box, un coupon che mi hanno dato, perché non solo questa azienda mi ha dato la possibilità di provare un orologio, ma mi ha dato anche un coupon con uno sconto del 15% da condividere con voi. E appunto entro il 30 settembre potete ricevere questo sconto se inserite, nel momento in cui completate l'acquisto, il mio nome, quindi Jennina Makeup, così come appare scritto qua, Jennina Makeup. E mi sembrava una cosa carina da parte loro, e appunto condividerla con voi era una cosa più che carina. Dove si acquistano questi orologi? Si acquistano online, ma io ho fatto una grande scoperta l'altro giorno. Mi sono vista con un amico e ho visto che al braccio aveva un orologio di Daniel Wellington, appunto, e quindi gli ho detto: ma scusa, ma quando l'hai preso? Dove l'hai preso? L'hai ordinato dal sito? E lui mi ha detto: no, assolutamente, io l'ho comprato in gioielleria. E lì ho scoperto che questi orologi sono venduti non soltanto online, ma anche fisicamente in varie gioiellerie sparpagliate non solo per tutta Italia, ma per tutto il mondo. Quindi se andate sul loro sito nella sezione rivenditori, inserendo il vostro codice di avviamento postale, potete vedere quali sono le gioiellerie che sono più vicine a voi e che vendono questi orologi. E io, senza saperlo, ce l'avevo praticamente sotto casa e quindi grazie ad un mio amico l'ho scoperto. Per quanto riguarda i prezzi, per i modelli da donna si parte da 100 euro e si arriva a 180 euro, 179 euro per gli orologi. Penso di avervi dato tutte le informazioni che potevano servirvi, ripeto, lo faccio per essere più precisa nei vostri confronti, più dettagliata. Nessuno mi obbliga a dire queste cose, nessuno mi obbliga a fare niente su questo canale, questo ovviamente è chiaro, lo sapete benissimo. Siccome sono curiosissima, io devo andare ad aprire questo pacchettino, quindi mi sposto e mi metto in giardino sul tavolo, così almeno riprendo bene il momento in cui lo apro, vi faccio vedere bene come arriva, insomma un po' tutte queste cose. Quindi ci spostiamo fuori. Allora, forbice alla mano se serve, e vado a... no, beh, si riesce. Vado a spacchettare. Vediamo un po'. Nient'altro, quindi via questo. Quindi c'è questa confezioncina di cartone di protezione, e poi qui c'è la confezione dell'orologio in pelle, mi sembra in pelle bianca e marrone, e vado ad aprire ed eccolo qua l'orologio. Il nome del modello ve lo metto sotto nell'info box, così vi metto anche magari il link direttamente all'orologio, che è più semplice. E eccolo qua, il quadrante è in argento, il cinturino è in cuoio marrone, e all'interno potete vedere gli svaroschini. Sul quadrante c'è una pellicola di protezione che toglierò dopo. Dietro sulla cassa c'è sempre il nome del brand. Qui sul cinturino c'è scritto Vera Pelle, e qui sempre il logo del brand. Il cinturino è bello morbido, e adesso vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, questa penso che sia la garanzia, anzi no, manuale d'uso. Poi c'è anche questo piccolo cacciavitino, sembra un cacciavitino, e penso che serva per togliere poi il cinturino, visto che i cinturini sono intercambiabili, quindi questo va conservato. E poi questa è la garanzia, eccola qua. Quindi anche per questo spacchettamento è tutto, ve lo faccio rivedere l'orologio perché ce l'ho qua in mano, non vedo l'ora di mettermelo, non vedo l'ora di indossarlo. E come dice mia mamma, perché lei era accanto a me mentre lo spacchettavo, perché anche lei moriva dalla curiosità di aprire quel pacchetto, secondo lei l'aggettivo giusto per definirlo è fine. Fine non nel senso di sottile, ma nel senso che è molto elegante, ma quell'eleganza giusta, non quell'eleganza eccessiva che lo rende eccessivamente formale. È un'eleganza moderata, un'eleganza che comunque
si addice anche a una persona giovane, una ragazza giovane. E mia mamma ovviamente mi ha già detto che glielo dovrò prestare, ma questo già lo sapevo nel momento in cui mi è arrivato il pacchettino, era quasi più curiosa di me. Comunque niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato un po' di informazioni utili e ci vediamo al prossimo video, un bacione grandissimo, ciao!